È stato anche un caso, voglio dire, che io finissi in Romania a suonare per un'associazione che si occupa di bambini di strada, soprattutto Rom, in quello di Panci, un paesino nella parte est della Romania. L'obiettivo era quello di fare una festa, creare una festa per i bambini. E per far questo abbiamo contattato un gruppo di musicisti Roma, di classici musicisti che suonano ai funerali e ai matrimoni. E poi abbiamo organizzato la serata, io con il mio vecchio chitarrista e questi quattro musicisti fantastici, Vassili che suonava il violino, suoi due figli da due mogli diverse, uno che suonava la batteria, Razvan, e Sorin che suonava la fisarmonica e cantava. E in più c'era MeToo che suonava il basso, un ragazzo che si era aggiunto durante il viaggio. Questa è stata un'esperienza bellissima. La cosa che io tengo a sottolineare, alcune di queste immagini sono del viaggio, sono contenute nel DVD del mio disco, il mio nuovo disco, è l'accoglienza che ci hanno riservato questi Rom, nelle loro, tra virgolette, povertà, perché... È sbagliato dire povertà, loro hanno quello che gli serve e noi ci riempiamo di superfluo, loro hanno quello che è indispensabile avere, le loro case sono essenziali, a noi possono, a occhio occidentale possono sembrare povere e spoglie, ma in realtà sono ricche, ricche di spirito, ricche di cuore. Tanto che siamo arrivati in quest'aia con le galline, mi ricordo i pulcini, un maiale che scorazzava per il cortile e c'era una tavola imbandita che non finiva più. Tutto per noi occidentali che eravamo arrivati dall'Italia e questa è stata la loro accoglienza. Vino e mangiare per un pomeriggio intero. Fino a star male, è stata un'esperienza bellissima. Io lì, devo dire, mi sono vergognato di essere italiano e di pensare, nel pensare a come noi accogliamo loro quando vengono dalle nostre parti, dalle nostre terre. Io manderei i nostri politici a fare qualche viaggio in più all'estero, in Romania, ma non solo, perché forse imparerebbero a legiferare in modo diverso e vedere le persone in un modo diverso. Prendersela con il più debole, mettendo i deboli contro i più deboli, sapendo che quella è un modo per distogliere l'attenzione dalle cose vere, dai veri problemi del paese e dai fatti gravi del paese, che sappiamo tutti quali sono. Io credo che purtroppo queste cose sono dettate dall'ignoranza generale che sta, secondo me, sempre più dilagando in Italia e speriamo che nuove generazioni possano crescere con altre idee, con altri pensieri, uno a fianco all'altro, l'uno a fianco all'altro. Rimango allibito da certe prese di posizione politiche, la cosa che mi spaventa, e lo dico non solo per questo problema dei Rom, ma in generale, per tutto quello che accade in Italia, è l'incapacità ormai atavica dell'italiano medio di indignarsi, abbiamo perso la capacità di indignarci per le cose che ci fanno sopra le teste, che ci fanno subire. Questa cosa è gravissima. C'era un grande personaggio che diceva odio gli indifferenti. Antonio Gramsci diceva questa cosa al tempo del fascismo. A me fanno paura questi qua, gli indifferenti fanno di nuovo paura, perché non si indignano più per nulla, gli puoi far passare tutto sulla testa e non si schiereranno mai, e spesso si schierano dalla parte del vincitore perché è più facile. L'Italia è storicamente campione nel correre in soccorso al vincitore, mai ai vinti.